Buongiorno e benvenuti nella mia cucina. Quest'oggi andiamo a festeggiarci con una super torta. Andremo a preparare un tiramisù moderno proprio all'interno di un guscio di frolla molto molto interessante al cacao e peraltro risulterà una torta assolutamente impattante, molto d'effetto. Vedrete, ci saranno alcuni passaggi che nella loro semplicità vi daranno un risultato alla torta veramente molto importante. Ok, quindi una torta assolutamente adatta per tutti gli eventi che vi possono capitare, delle feste di compleanno, che volete fare una bella figura, avrete questa soluzione. Allora, io a questo punto spero di aver stuzzicato la vostra curiosità e partirei subito mostrandovi la pasta frolla al cacao che ho già preparato e impastato e vi do assolutamente le dosi. L'ho preparata un pochino prima proprio per lasciare più spazio alla decorazione, che è la parte importante di questa torta. Allora, per quanto riguarda questa frolla, una frolla che praticamente prendiamo una ciotolina, ci mettiamo il rosso dell'uovo, andiamo a montarla con 50 g di zucchero, aggiungiamo 100 g di burro ammorbidito e piano piano inseriamo anche 140 g di farina 00 e poi un 20 g di cacao. Se avete piacere di aggiungere anche un pochino di estratto di vaniglia, si può mettere all'interno anche quella. Poi la lasciate riposare quei 15-20 minuti in frigo, il tempo proprio che si ricompatti la frolla, ed è assolutamente pronta per essere stesa. Allora, la dose che vi ho dato è per uno stampo da 17, ok? Quindi una torta che potrà servire 5-6 persone. Qualora vogliate fare una torta più grande, fate altro che raddoppiare l'impasto della frolla e raddoppiare poi la crema che andrete a vedere e utilizzare uno stampo più grande, ok? Allora, cominciamo subito. Prendo la carta forno, prendo una parte della nostra frolla, che sarà quella che utilizzerò per creare la base della tortiera, mentre l'altra me la conservo per fare il bordo. Eccoci qua. Allora, semplicemente ce la stendiamo, mi posiziono un attimo la carta, ecco qua. Ecco, io utilizzo sempre questo tipo di mattarello con gli elastici perché mi aiuta a livellarla bene in modo da avere poi anche una cottura regolare. Ogni modo, anche se non avete questo tipo di mattarello, non c'è problema, prestate solo quel pochino di attenzione, ma voi lo sapete assolutamente meglio di me, per livellare il tutto. Ok, allora ecco qua, adesso noi l'abbiamo stesa, magari vi sposto anche un pochino, scusate, che così magari riuscite a vedere meglio. Sì, mi sembra che così vada bene. Allora, prendiamo la base della tortiera, sganciamo il tutto, prendiamo questo pezzettino qui sotto e diamo la traccia, ci tracciamo proprio la dimensione della base. Prendo un coltellino, eccolo qua, e vado proprio a ritagliarmi la mia base, ok? Quindi assolutamente tutto molto semplice. Adesso tolgo la parte eccedente, che me la tengo un attimo da parte per fare poi dei biscottini che ci serviranno come decorazione alla nostra torta. Allora, adesso io stacco la base da qui, perfetto, eccola qua, e inserisco la parte al di sotto, in modo che così abbiamo la carta forno che ci isola, così che quando sarà pronta si stacca con assoluta semplicità. Adesso agganciamo il tutto, vediamo se si è agganciato bene, non ancora, lo dobbiamo fissare, ecco qua. Ok, a questo punto mi sposto un attimo la base e prendo un'altra carta forno per crearmi questa famosa striscia decorativa che adesso vi faccio vedere. Allora, questa è una striscia di silicone, vedete, questa sarà la decorazione che avrà la nostra torta, quindi una torta veramente stilosa, raffinata, molto elegante. Ok, queste strisce qui servono proprio per dare la forma e oltretutto l'andremo a inserire all'interno della tortiera, che ci permetterà proprio di mantenere questo guscio assolutamente perfetto. Allora, prendiamo parte della frolla, eccola qui, e ce la
allunghiamo per la stessa dimensione della striscia, va bene? Quindi iniziamo da questo punto e ce la tiriamo in lunghezza. Allora, se non avete la striscia decorativa, non c'è problema, vi fate la striscia normale, risulterà liscia, ma il guscetto è assolutamente simpatico perché servire questo tiramisù, come vedrete poi in questo guscio di frolla al cacao, è una cosa veramente simpatica e molto attrattivo da vedere. Ecco qua, adesso vediamo se la lunghezza è sufficiente, altrimenti aggiungiamo ancora un pochino. Sì, ci vuole ancora un po', allora l'aggiungiamo, ecco qua. Ce la mettiamo da questa parte, ok, e prendiamo proprio la misura completa della striscia. Eccoci, adesso dovremmo esserci. Allora, cosa si fa? Si fa che la si appoggia completamente sulla frolla e poi con il mattarello ci aiutiamo, andiamo proprio a premerla all'interno della frolla, quindi la striscia penetra in modo che così lascerà poi la forma, ok? Ecco qua, la tiriamo fino in fondo, fino all'ultimo, e la striscia si è inserita, ok? Adesso con l'aiuto del coltello andiamo a togliere tutta la parte che eccede della striscia, ecco qui. Quindi vedete, con tantissima semplicità si può fare un bordo assolutamente perfetto, ok? Tra l'altro adesso vedrete, nel momento in cui io vado a staccarla, riesco proprio a trasportarmela molto facilmente nella mia tortiera, ok? Allora adesso chiudo bene questi piccoli bordini che sono rimasti. Ecco, vedete, io adesso la raccolgo e ho tutta la frolla praticamente in mano, pronta per essere inserita nella tortiera. Allora ce la riprendiamo, ok, ecco qua. Allora, la parte del silicone deve essere esterna alla tortiera, no? In modo che all'interno ci resta la frolla. Sì, che noi dopo andremo a riempirla con una crema, di conseguenza non andrà infornata, ma se per caso prevedete un interno, tipo, non so, ad esempio con della ricotta, faccio per dire, o altri impasti che volete mettere, li mettete all'interno perché tanto il guscio di silicone è esterno. Allora, a questo punto, quando l'avete posizionata, unite bene la parte dove si unisce la fascetta, anzi ci aggiungo anche un pochino di frolla, così proprio sono proprio sicura che viene perfetto, e poi faccio una piccola pressione nei lati in modo da unire i laterali con la base. Ecco, a questo punto noi l'abbiamo terminata. Allora, questa torta adesso è pronta per andare in forno, la inseriremo a 180 gradi per circa un 25 minuti e adesso la lascio qui in parte, poi la vado a infornare più tardi. Come vi dicevo, con quello che mi è rimasto della frolla mi vado a creare dei biscottini, perché magari due me li tengo per decorarmi la torta, se poi me ne avanza qualcuno ce lo prendiamo col caffè domani mattina, ok? Ecco qua. Allora, prendo uno stampino a cuore e mi faccio due cuoricini, uno e due, e questi due sono quelli che mi serviranno per la torta, questo poi me lo faccio io più tardi. Allora, a questo punto io vi mostrerei direttamente la frolla come esce dal forno, così non vi tengo i minuti della cottura. Ecco qua, adesso vi mostro. Vedete, il nostro guscetto è pronto, vedete? Ha proprio lo stampo già inciso, quindi avete visto, con un semplice gesto siamo riusciti ad ottenere già un primo effetto molto impattante. Adesso andiamo a prepararci la crema da inserire all'interno, ok? Allora la sposto un secondino, mi prendo una ciotolina, scusate che vi abbandono un secondo solo,
qua, perdonatemi. Allora, ciotolina, per prepararci la crema del tiramisù. Allora, ci mettiamo un rosso d'uovo, 2 cucchiai di zucchero e lo montiamo. Ed eccolo qua, io l'ho già montato, vedete? Eccolo qua. E me lo verso nella mia terrina. Poi vado ad aggiungere 150 grammi di mascarpone. Ok, quindi è una crema proprio tradizionale del tiramisù. Ecco qui. 150 grammi, oppla, adesso mescoliamo il tutto e poi vado ad aggiungere anche un pochino di panna montata, va bene? Ecco, questa è golosissima, tra l'altro il tiramisù è una delle torte, secondo me, che accomuna veramente un po' i gusti di tutti, va da soddisfare proprio sia i bimbi che noi adulti, è sempre molto goloso. Tra l'altro poi si possono anche creare delle creme senza l'uovo oppure magari anche con dei mascarponi senza lattosio. Di conseguenza oramai veramente il tiramisù si può gustare sempre in tranquillità. Ok, mescoliamo. Adesso aggiungiamo un pochino di panna. Vi faccio vedere, scusate, la prendo un attimo dal frigo che l'ho tenuta fino all'ultimo. Allora, di panna abbiamo 300 grammi. L'ho zuccherata anche un pochino, lì magari con lo zucchero vi regolate un po' voi, io ho messo circa un 40 grammi di zucchero. Allora, di questi 300 grammi ci metto giusto una bella cucchiaiata per rendere più soffice il mio composto, ok? Mentre l'altra me la tengo per decorare questa torta che, come dicevo prima, volevo dargli un aspetto abbastanza sviluppato in altezza, quindi poi vedrete, andremo a costruirci i ciuffetti. Ecco qua, la nostra cremina è già pronta, guardate un po', verrebbe già voglia di assaggiarla. Ecco, ce la mettiamo un attimo in parte e riprendiamo la nostra tortina, ok? Ecco qui. Allora, a questo punto, pavesini alla mano, tiramisù quest'oggi lo faccio con i pavesini e del caffè che ho già preparato, io non l'ho zuccherato perché comunque di zucchero ce n'è già a sufficienza. Allora, partirei con una prima base, un primo strato di crema all'interno della torta, ok? Ecco qua, ce lo vado a spalmare in modo da creare proprio un piccolo letto già di crema, aggiungiamo ancora un po', perfetto, e poi andiamo a fare lo strato con i pavesini leggermente inumiditi nel caffè, ok? Quindi il procedimento è quello tradizionale di un tiramisù normale, quindi bevo proprio poco perché i pavesini tra l'altro non necessitano neanche tantissimo, ecco qua. Così, e ci facciamo un primo strato all'interno, continuiamo in modo da riempire tutto, chiaramente essendo la forma circolare ci saranno dei punti in cui il pavesino magari lo dobbiamo un po' spezzettare, ok? Lo adattiamo proprio alla forma, eccoci qua. Adesso aggiungiamo ancora un altro strato di crema. Ecco qui, è già golosa a vederla, spalmiamo bene, adesso facciamo un ultimo strato ancora di pavesini fino ad arrivare al livello della frolla, ecco qua, quindi pavesini, a voi piace il tiramisù? Siete dei golosoni anche voi come me? Ok, eccoci. E così l'abbiamo praticamente fatto. Diciamo che si potrebbe anche pensare di chiuderla semplicemente con lo strato di crema che adesso vado a mettere e quindi mantenerla un pochino più piatta. Però, ripeto, secondo me con i ciuffettini sopra
è più decorativa. Ok, adesso spalliamo bene. Io proprio mi aiuto con un cucchiaio, non è che sto a usare neanche delle palette particolari, perché tanto poi mettendoci la panna sopra non abbiamo problemi. Ecco qua. Allora, sposterei per un attimo questi ingredienti che oramai non mi servono più e vado a prepararmi la sac à poche. Eccoci qua. La sac à poche per inserirci la nostra panna. Allora, sac à poche, ho inserito punta a stella, ok? Adesso la carichiamo bene. E come vedete, veramente in una decina di minuti abbiamo preparato la nostra torta. Allora, ecco qua. Un attimino che prepariamo tutto. Ok, spingiamo il composto verso il basso. Perfetto. Allora, cominciamo. Facciamo un giro dall'esterno verso l'interno, quindi a spirale. Creiamo questi ciuffetti, chiudiamo con le due dita la sacchetta, mentre con le altre tre dita ci aiutiamo per fare le pressioni. Facciamo dei ciuffetti, cerchiamo di tenerli più o meno per quello che riusciamo alla stessa altezza. Va bene, quindi molto molto facile. Ecco qua. Facciamo un bel giro pannoso. Continuiamo così. Ecco. E la parte più divertente è quella della decorazione, che ne dite? Allora, continuiamo adesso un giro all'interno. Allora, quando abbiamo finito di mettere tutta la nostra panna, possiamo decidere se dargli una spruzzata di cacao oppure si può pensare di inserire della granella di nocciole oppure delle scaglie di cioccolato, così vi do ecco, qualche idea, insomma, se per caso volevate fare qualcosa di diverso. Allora, io ho qui preparato quei famosi due cuoricini che dovevamo inserire in forno, io li ho già cotti in modo da accelerare. Allora, questi due cuoricini io li metterei lateralmente in modo da dare un po' così un senso un po' dolce e romantico alla nostra tortina. Vedete? Quindi l'effetto è veramente grazioso. Se voi volete, appunto, potete dare una spruzzata di cacao oppure completare con della granella di nocciole. Torno a mostrarvela bene, vedete che carino? Ecco qua. Allora, signori, io vi ringrazio assolutamente per l'attenzione. Qualsiasi dubbio, domanda o curiosità potete scrivermi tranquillamente. Mi aspetto anche le impressioni vostre quando deciderete di provare la torta e se avete piacere di mandarmi anche le foto. Grazie mille, vi saluto, buona giornata.